Buongiorno a tutti e benvenuti al primo webinar della Regione Marche per l'avvio della definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Questo è il primo incontro di un ciclo di 6 momenti formativi e informativi con cui la Regione Marche intende appunto dare massima diffusione dei temi sui quali costruire un percorso partecipativo per la redazione appunto della strategia verso tutti i cittadini e le cittadine marchigiane. Per comprendere il percorso che andremo a realizzare nei prossimi mesi, occorre intanto capire quali sono le ragioni per cui la Regione, appunto, si doterà di una strategia regionale di sviluppo sostenibile. In particolare, la legge 221 del 2015 prevede che le Regioni si dotino, attraverso appunto processi informativi e di tipo partecipativo, di una propria strategia regionale di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo che i territori, in particolare appunto le Regioni e le città metropolitane, possono apportare alla più generale strategia nazionale di sviluppo sostenibile e dunque al raggiungimento degli obiettivi, 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, adottata appunto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. In coerenza quindi con queste disposizioni, la Regione Marche ha firmato il 5 dicembre del 2018 l'accordo con il Ministero dell'Ambiente per la definizione della propria strategia. E poi nel successivo mese di aprile del 2019 ha costituito la cabina di regia che rappresenta il momento cosiddetto della governance interna alla regione proprio per la costruzione di questa strategia. La cabina di regia è infatti composta dai dirigenti dei servizi regionali che afferiscono alle tematiche proprio dello sviluppo sostenibile ed è quell'organo di snodo tra le attività di indirizzo appunto della sfera politica e le attività tipicamente dirigenziali di gestione. Dopo questa costituzione appunto della cabina di regia, a seguire la Regione ha avviato e attivato tutta una serie di strumenti per rendere possibile le consultazioni territoriali, nonché appunto il raccordo con i documenti programmatici, quindi il documento innanzitutto di economia e finanza regionale, nonché per produrre l'unitarietà anche con quella che è l'attività di pianificazione, la cosiddetta VAS, la valutazione ambientale strategica, quale processo finalizzato ad integrare quindi le considerazioni di natura ambientale nei propri programmi di sviluppo, in senso appunto più ampio e complessivo. Ora siamo, diciamo, a quella fase che tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 vedrà realizzati due importanti momenti, intanto quello di carattere consultivo di confronto con il territorio per giungere poi appunto alla formalizzazione e alla redazione della strategia regionale. Chiaramente l'effetto della pandemia ha rallentato in parte questo processo e oggi siamo quindi appunto con questi momenti di incontro ad avviare una seconda fase, la fase appunto di consultazione. Entrando proprio nel merito di questo processo consultivo, la Regione ha sviluppato e attivato diversi canali, diversi strumenti. Innanzitutto a luglio scorso, alla fine appunto di luglio 2020, è stato lanciato, avviato il canale dedicato alla strategia di sostenibilità all'interno del più ampio canale web della Regione Marche. E qui appunto nella slide abbiamo voluto riportare l'home page appunto di questo canale. E contestualmente, nella stessa data, è stato lanciato un questionario online diretto a tutti i cittadini che compilandolo vogliono contribuire a indirizzare la strategia regionale. E anzi, approfittiamo proprio di questo momento per sollecitare la partecipazione e l'adesione a questo questionario perché tutti possano in qualche modo contribuire e dire la loro, dando appunto gli indirizzi su cui si lavorerà nella futura fase di partecipazione. Rispetto ai contributi dei territori e agli incontri appunto sul territorio, in particolare sono stati predisposti diversi momenti. Intanto il forum per lo sviluppo sostenibile, che è il momento rivolto a tutti i cittadini, sia singoli che in forma di associazioni del volontariato, con un'attenzione particolare al terzo settore. Quindi il forum attiverà tutta una serie di momenti appunto partecipativi. Così come saranno organizzate alcune giornate di partecipazione guidata con appunto il supporto di alcuni facilitatori che coinvolgeranno i cosiddetti stakeholder organizzati, vale a dire gli enti locali, le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, il mondo della ricerca, dell'università e così via. Questi momenti appunto saranno momenti in cui si dibatterà di quei temi che saranno poi appunto sviluppati all'interno del documento di strategia. Non solo, altri momenti assolutamente rilevanti sono i momenti di tipo informativo e partecipativo, sempre diretti a sviluppare una cultura della sostenibilità all'interno del territorio.
E così quindi alcuni momenti diretti a coinvolgere i bambini attraverso, ad esempio, le biblioteche regionali del riuso e anche i cittadini attraverso i centri di educazione ambientale, ma anche momenti dedicati agli enti locali che verranno coinvolti attraverso un protocollo siglato anche con ANCI per territorializzare le politiche di sviluppo sostenibile. A supporto, dicevamo, di questi momenti partecipativi, al fine anche di rendere consapevoli e informati tutti coloro che vorranno partecipare, ma chiaramente anche per aumentare la consapevolezza rispetto a quelli che sono i temi chiave di una strategia di sostenibilità, la Regione ha deciso appunto di lanciare questo ciclo di incontri. I sei webinar, di cui questo appunto è il primo, hanno diversi obiettivi. Questo di oggi ha carattere introduttivo generale e poi avremo cinque webinar a carattere tematico. In particolare, nell'incontro di oggi, appunto, abbiamo detto di carattere generale, andremo a toccare quelli che sono un po' i capisaldi, i punti di partenza per ragionare di questa strategia. E quindi andremo a, insieme a comprendere quali sono i contenuti dell'Agenda ONU 2030 e dei 17, appunto, Goals per lo sviluppo sostenibile. Poi entreremo nel merito dei significati, del contenuto e del funzionamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, compreso anche il percorso continuo di revisione e di aggiornamento della stessa che il Ministero appunto ha in atto con la partecipazione dei territori. Quindi anche le regioni e le città metropolitane contribuiranno a questa fase di aggiornamento. E poi all'interno di questo quadro, appunto, la comprensione dell'importanza della territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, vale a dire appunto gli interventi utili ad accompagnare l'attuazione dell'Agenda ONU 2030 non solo a livello nazionale, ma anche appunto regionale e locale. Tratteremo quindi questi argomenti grazie in particolare alla partecipazione della dottoressa Bombonato del Ministero dell'Ambiente. Ci sono poi, come abbiamo detto, alcuni webinar tematici, cinque successivi webinar tematici, che saranno finalizzati a comprendere il significato di cinque scelte strategiche ad oggi identificate dalla Regione Marche all'interno della DGR 304 del 2020. Questi guideranno poi la definizione appunto della strategia regionale. Le cinque scelte rappresentano sostanzialmente un po' il primo passo appunto per il processo di coinvolgimento e identificano i macro ambiti, le macro tematiche sulle quali tutti saranno chiamati appunto a dire la loro. Quali sono questi cinque ambiti strategici? Innanzitutto il territorio resiliente, cioè il tema quindi della prevenzione e della riduzione dei rischi di catastrofe attraverso la riduzione dell'esposizione ai pericoli e quindi proprio la costruzione e rafforzamento della resilienza. Poi parleremo nel secondo webinar diciamo, del cambiamento climatico, andremo a comprenderne le cause e gli effetti, non solo a carattere ambientale, ma andando anche a verificare quali effetti di tipo sociale ed economico sono correlati proprio al climate change. Nel terzo tratteremo dei servizi ecosistemici, cioè il valore quindi dell'importanza della tutela della biodiversità, con le ricadute anche qui di carattere sociale ed economico, e che, oltre che di ambientale chiaramente, che può avere e che ha la tutela appunto dei servizi ecosistemici. Nel webinar identificato con la scelta strategica D andremo a trattare dell'equità, al fine chiaramente di eliminare la povertà, la sprecazione dei benefici dello sviluppo e per realizzare condizioni di dignità per la vita di ogni persona, di ogni cittadino. E da ultimo andremo a trattare il tema dello sviluppo economico sostenibile, ovvero uno sviluppo basato su una ricerca industriale, un'innovazione tecnologica che proponga chiaramente soluzioni sostenibili basate sull'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in ambiente, il recupero e il riutilizzo, in una logica dunque di economia circolare. Bene, a questo punto entriamo nel vivo dei temi del webinar di oggi, a partire, come dicevamo, dai concetti generali che rappresentano il riferimento anche per tutti i nostri successivi webinar di tipo specialistico. Ascoltiamo quindi insieme il contributo della dottoressa Anna Bombonato del Ministero per l'Ambiente, che siamo molto onorati di ospitare in questo nostro primo incontro e che ringraziamo molto per la sua partecipazione. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la Regione Marche per l'invito alla partecipazione a questo primo evento del ciclo di webinar. Vi presenterò il percorso di attuazione e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che rappresenta lo strumento cardine per la declinazione di Agenda 2030 in Italia e il quadro di riferimento per i processi di attuazione a livello regionale e locale.
Prima di entrare nel vivo della presentazione, vorrei condividere con voi questo video che è intitolato 3 Seconds, che fa parte, è il video vincitore dell'iniziativa Film for Climate, del programma Connect for Climate, che è stato lanciato dalla Banca Mondiale insieme al Ministero dell'Ambiente italiano e al Ministero della Germania per l'economia e lo sviluppo. Quindi partiamo con il video. Fun fact: Planet Earth is 4.5 billion years old. Mankind? About 140,000 years old. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day, then we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy, rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens, and we willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we have increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lions gone, rhinos gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone in 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us in this 3 seconds. In an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody, help. We were given so much. The only planet in this solar system with life. I mean, we are one in a million. No, actually, scientifically, we are one in a billion, trillion, trillion. That's a one followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun so we don't burn, but not too distant so we don't turn to ice. Goldilocks said it best, we are just right. This paradise where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family. Literally everything, every species is connected genetically, from the sunflower to the sunfish. And this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us, our inner reflection. Loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. Corporations keep us unaware and disconnected, but they have underestimated our strength. Contrary to popular belief, millions are waking up out of their sleep, seeing our home being taken right up under our feet. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and loony. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food that's safe, with ingredients we can pronounce, drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights, not things that can be bargained for in Congress. See, they want you to feel powerless, but it has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. But when enough people come together, we too will make waves and watch the world into a new era filled with love and connection, freedom for all without oppression. But it is up to you, yes, you watching this behind this screen, to make the effort, because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. Eccoci, tornati alla presentazione, quindi ispirati da questo video, entriamo nel vivo della presentazione con una prima presentazione di Agenda 2030, dei suoi principi e ispirazioni che hanno poi
sviluppato, diciamo, stato il filo conduttore di tutto il processo di attuazione a livello nazionale. E Agenda 2030, come ormai sappiamo, è stata adottata nel 2015, il 25 settembre, nell'ambito dell'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite, in cui 193 paesi delle Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità la risoluzione Trasformare il nostro mondo, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030 è il prodotto di un percorso molto ampio che si è sviluppato anche sulla spinta della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e a partire dalla necessità di riformulare gli obiettivi del millennio. Si tratta quindi di un quadro di riferimento globale, ma è di un vero e proprio programma d'azione, quindi non è un documento, ma ci indica la strada di un processo. Quindi un processo di trasformazione basato sulle persone, il pianeta e la prosperità, quindi integra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile ed ha l'obiettivo prioritario di rafforzare la pace universale in una maggiore libertà. E sappiamo che dentro questo contesto di riferimento sradicare la povertà in tutte le sue forme è la sfida globale più grande individuata da Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo detto trasformare e integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità. Ci dice anche Agenda 2030 che questa è un'agenda universale, significa che è per tutti i paesi e tutte le parti in causa che sono chiamate ad agire in una associazione collaborativa. E inoltre questo programma di azione non ci dà solo la visione, ci indica quali sono i passi che Agenda 2030 individua come passi audaci e trasformativi. Vi invito anche a leggerla perché l'Agenda 2030 è di grande ispirazione e usa delle parole molto forti, tipo ci dice che nell'intraprendere questo viaggio collettivo, quindi immaginiamoci appunto che tutti siamo protagonisti di questo viaggio, promette che nessuno verrà lasciato indietro, quindi abbiamo anche il principio dell'inclusione. Agenda 2030 inoltre fa riferimento anche al ruolo che hanno in questo percorso bambini, giovani, uomini e donne, che sono individuati come gli agenti critici del cambiamento, che attraverso l'agenda possono individuare il canale, ci dice Agenda 2030 nel suo preambolo, che può incanalare le loro infinite potenzialità, in modo che insieme, quindi tutti da protagonisti, possiamo andare verso la creazione di un mondo migliore. Quindi, ricapitolando, Agenda 2030 ci parla di universalità, integrazione, inclusione e trasformazione. E questi sono i principi che hanno guidato anche il percorso nazionale. A proposito della partecipazione, che è quello che farete anche insieme nel percorso dei webinar, Agenda 2030 per la prima volta ha ingaggiato un dialogo di proporzioni molto ampie, come mai era successo prima a livello globale, di coinvolgimento della società civile, di consultazione, un percorso che è durato 2 anni e che ha portato alla produzione di questo report, A Million Voices, The World We Want, che raccoglie, diciamo, il contributo della società civile, che è stato poi di riferimento per la definizione degli obiettivi dell'agenda. Quindi Agenda 2030 si compone di un preambolo, di una dichiarazione e di 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono qui, diciamo, sintetizzati in queste immagini che ormai ben conosciamo, che sintetizzano i 17 goal. Agenda 2030 ci dice anche che questi 17 goal e i 169 target che li ricostituiscono sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni della sostenibilità. Questo è un aspetto fondamentale perché le interconnessioni sono di importanza cruciale nell'assicurare che lo scopo dell'agenda venga realizzato. Quindi il percorso, diciamo, l'approccio da adottare in questo percorso è non tanto, come spesso avviene, riferire il proprio campo d'azione e specificare a quali obiettivi contribuisce, ma è proprio cambiare la prospettiva, immaginare che quando ci occupiamo di un settore, ad esempio quello ambientale, economico, sociale, è indispensabile considerare tutti gli attori e tutte anche le altre dimensioni. Vedremo mai un po' meglio come. In questo percorso quindi arriviamo a livello nazionale con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che parte da un mandato di legge, la legge 121-221-2015 che
prevede la definizione e il percorso di revisione triennale della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile da parte del governo su iniziativa del Ministero e sentito il parere della conferenza Stato-Regioni. L'agenda, dopo un lungo percorso durato 2 anni di consultazione istituzionale e con la società civile, è stata approvata in un primo passaggio dal Consiglio dei Ministri e definitivamente dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica a dicembre 2017. Quindi l'Agenda 2030 rappresenta lo strumento cardine per l'attuazione e la strategia rappresenta lo strumento cardine per l'attuazione di Agenda 2030 ed è il quadro di riferimento per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione a livello nazionale. La stessa legge, all'articolo 34 del decreto legislativo 152/2006, modificato dall'articolo 3 della 221/2015, prevede che le regioni si dotino di una propria strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi nazionali. Quindi, in sintesi, la strategia nazionale fa riferimento, si sviluppa sulla base dei principi guida dell'agenda, si configura nelle 5 aree d'azione, nelle 5 cosiddette, le 5 P dell'Agenda 2030, persone, pianeta, prosperità, pace e partnership, che vengono declinate in scelte strategiche e obiettivi strategici nazionali collegati agli obiettivi di Agenda 2030. Oltre a queste 5 aree abbiamo una 5ª area che sono i cosiddetti vettori di sostenibilità che rappresentano gli strumenti trasversali di attuazione necessari, quindi conoscenza, ad esempio l'educazione, il sistema di monitoraggio, la partnership, il percorso anche di ammodernamento della pubblica amministrazione. Quindi parole chiave in questo processo, abbiamo detto trasformazione, quindi significa non solo trasformare quello che c'è, ma proprio cambiare il modo di lavorare, di pensare. Processo, anche la strategia come l'agenda non è un documento, è un sistema che viene messo in campo per fare in modo che in modo concreto Agenda 2030, i suoi principi, le sue azioni entrano a far parte del percorso in modo da garantirgli la continuità. Le voci, abbiamo detto, siamo tutti protagonisti, tutti sono coinvolti, istituzioni e società civile, in essi, quindi tra obiettivi e indicatori, tra le politiche, tra gli attori messi in campo, l'integrazione delle 3 dimensioni della sostenibilità, ma anche dell'esistente, di idee, opinioni, azioni, metodi di valutazione, l'equità intergenerazionale e intragenerazionale e la coerenza delle politiche, che è il filo conduttore anche di tutto il processo di revisione della strategia e la collaborazione come metodo di lavoro. Le forme di governance, abbiamo detto, il sistema della governance è il cappello che garantisce la continuità del processo nel tempo, quindi la Presidenza del Consiglio è il supervisore di questo processo, supportato dal Ministero dell'Ambiente per la dimensione interna e dal MAECI per la dimensione esterna, il Ministero è anche incaricato di garantire il dialogo con la società civile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il raccordo con i documenti di economia e finanza e tutti ovviamente i ministeri collaborano per, con le loro priorità. Il percorso quindi poi prevede una declinazione a livello regionale con il contributo alle regioni e locale, città metropolitane e comuni. Quindi il processo di territorializzazione significa appunto passare dal livello Nazioni Unite, qui troviamo i percorsi in viola, collegato col percorso che lì viene a livello europeo in arancione, in blu potete trovare i passi chiave a livello nazionale, in verde le iniziative messe in campo dal Ministero per attuare questo percorso, che si basa appunto su quello che c'è, mettendole insieme, rafforzandolo e creando il nuovo, trasformando. Quindi le parole chiave, abbiamo detto, collaborare, significa che il Ministero ha messo in campo delle attività, strutturate di confronto attraverso dei tavoli di confronto con regioni e città metropolitane che costituiscono lo strumento cardine per lo scambio e per la definizione della visione comune. E misurare, è stato istituito un tavolo di lavoro lanciato dal Ministero con le istituzioni centrali principali, quindi abbiamo detto MEF, MAECI, ISTAT
e ISPRA, che ha definito un primo nucleo di indicatori che sono, diciamo, il riferimento per il monitoraggio degli esiti della strategia e per il processo di revisione, che è in corso di revisione insieme alle regioni e alle città metropolitane, un work in progress. Coinvolgere, è stato messo, diciamo, lanciato il forum per lo sviluppo sostenibile a marzo 2019, è stato costituito un gruppo di coordinamento dei gruppi di lavoro che verranno presentati pubblicamente l'8 ottobre 2019 come primo passo poi per la conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile che avrà luogo a dicembre 2020. Anche in questo caso si tratta di non duplicare ma di sviluppare sulle sinergie già esistenti. Territorializzare, quindi tutto il percorso di supporto e accompagnamento alle regioni e alle città metropolitane, che vediamo poi più nel dettaglio, e anche ovviamente il coinvolgimento delle istituzioni, dei centri di ricerca, che stanno accompagnando il percorso di attuazione della strategia, partecipando del forum, e a cui il Ministero ha dedicato un bando per la progettazione nell'ambito dello sviluppo sostenibile di supporto ai percorsi regionali e su aree tematiche che sono state individuate all'interno del tavolo con le regioni. Inoltre è in corso di lavorazione anche una piattaforma che possa costituire sia il luogo, diciamo, informativo sia il luogo dello scambio, proprio il luogo di lavoro online, che in questo momento c'è il sito del Ministero, ma questa diventa proprio una vera e propria piattaforma operativa. Nel percorso di territorializzazione si è fatto riferimento anche a quanto emerso dal parere della conferenza Stato-Regioni e quindi agli aspetti del loro percorso. Quindi responsabilizzazione, quindi col ruolo essenziale di regioni e enti locali, la collaborazione, la condivisione e il sistema di monitoraggio. Quindi le strategie, come abbiamo detto, regionali e provinciali definiranno il contributo alla regione e agli obiettivi nazionali all'interno delle priorità che verranno individuate dalle regioni, individuando strumenti di attuazione, azioni e il sistema di monitoraggio. Quindi abbiamo detto tavolo di confronto necessario per lo scambio di esperienze e confronto metodologico, e bandi che sono stati sottoscritti tra il Ministero e le regioni nel 2018 e nel 2019. Quindi dal Ministero avviene un supporto dal punto di vista finanziario, ma anche tecnico, nel senso che gli accordi sottoscritti comprendono anche un programma di azione definito dalle regioni che si basa su queste tre aree cardini che possono garantire la continuità del processo, quindi il sistema della governance, il coinvolgimento della società civile e l'elaborazione poi del documento di obiettivi vero e proprio. Inoltre c'è un percorso di accompagnamento che dal 2018 fino al 2023 supporta tecnicamente le regioni nell'ambito del progetto PMPA, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che ha una linea proprio dedicata a questo. Quindi, in sintesi, per dare delle linee chiave, diciamo, di lavoro anche nei prossimi webinar, le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile possono svilupparsi su questi due caratteri e due dimensioni, due caratteri, processo e sostantivo, e due dimensioni, interna all'amministrazione e esterna nel confronto con la società civile. In sintesi, nel carattere di processo, nella dimensione interna, il dispositivo chiave è la cabina di regia con i gruppi di lavoro, quindi che ha come obiettivo quello di definire il quadro di riferimento e le integrazioni con gli strumenti esistenti, una dimensione esterna rappresentata dal forum e dalle altre forme di concertazione che contribuiscono alla definizione degli obiettivi. Un carattere sostantivo che nella sua dimensione interna si definisce nel quadro delle azioni prioritarie e nella sua dimensione esterna nell'atlante dei progetti bandiera, cioè in quei progetti realizzati con corresponsabilità con la società civile. Le città metropolitane hanno anch'esse un ruolo chiave e si confrontano con i tavoli delle regioni e con il Ministero, hanno un proprio percorso dedicato che è comunque sempre in interazione col percorso regionale. Le città metropolitane hanno come focus quello della realizzazione delle azioni concrete sul territorio che dovranno anche esse essere integrate, quindi multidimensionali, multisettoriali, sperimentali, quindi per dare spazio all'innovazione, e modellizzabili, quindi trasferibili nei diversi contesti.
Dal punto di vista della correlazione con la strategia regionale, abbiamo focalizzato su tre, diciamo, esempi che ci permettono di rendere un po' più concreto quanto detto fino ad oggi. Quindi questi sono i temi che sono stati utilizzati come riferimento per la realizzazione dei progetti nel bando con le università, di cui si parlava prima. Quindi tema resilienza di comunità e territori, che si relaziona con le scelte strategiche regionali in questo ambito. Cosa significa? Agire per la resilienza significa non agire in un'ottica emergenziale, per ad esempio il rischio sismico o altre tipologie di rischio antropico, ma agire in una modalità di prevenzione e gestione di lungo periodo, pensando appunto che per rafforzare la resilienza di un territorio è necessario sì agire sull'emergenza quando necessario, ma creare le condizioni della prevenzione a tutti i livelli, quindi significa agire sulla sicurezza, sulla salute dei cittadini, ma significa anche agire sul territorio nel senso di svilupparne le potenzialità rispetto al rischio sismico, un tema chiave, quello ad esempio di rafforzare gli edifici, di rafforzare l'accessibilità a un territorio, le sue connessioni. Rispetto al tema dell'economia circolare, anche questo in linea con le linee strategiche regionali, il tema è anche quello di pensare a dei modelli di produzione e consumo sostenibili, di pensare all'innovazione, quindi di incentivare l'eco-design, l'eco-innovazione, ma significa anche fare in modo che attraverso l'ascolto delle imprese, della società civile da parte delle istituzioni, le esigenze delle aziende nella direzione della sostenibilità possono andare ad integrare quelli che sono gli obiettivi strategici regionali, in modo che i vari pezzi, diciamo, del puzzle siano insieme e contribuiscono a raggiungere lo stesso obiettivo comune. Sostenibilità e adattamento, elemento chiave, appunto, abbiamo detto in questo momento è quello della sostenibilità, ma va di pari passo con l'altra tematica fondamentale, il video che abbiamo visto all'inizio ce lo dice, del cambiamento climatico. Quindi è fondamentale che queste due strategie viaggino insieme. Come abbiamo detto prima, è importante quindi cambiare la visione, nel senso che parlando di cambiamenti climatici è necessario agire sulla conoscenza, quindi sui dati, è necessario agire sulla formazione e l'educazione, quindi l'aspetto sociale, sulla tutela della salute dei cittadini, ma anche sulla tutela dell'ambiente, per la biodiversità. I cambiamenti climatici e biodiversità, ad esempio, sono strettamente correlati, pensiamo al tema degli incendi. Quindi ecco, questo si intende quando si pensa, si parlava prima di integrazione, quindi se mi occupo di cambiamenti climatici devo tener conto di tutte le componenti e di tutti gli attori. Quindi il tema chiave è questo: liberare il potenziale esistente che è infinito ed ingaggiarlo, metterlo a servizio della visione comune. Quindi nel costruire e rafforzare la cultura della sostenibilità, riprendendo i concetti chiave della presentazione, si tratta di liberare il potenziale, pensare che siamo tutti protagonisti di questo viaggio collettivo. Quindi ampliare la visione, cambiare la prospettiva, rafforzare il confronto, la condivisione, significa fare insieme questi passi audaci e trasformativi verso la sostenibilità, ma anche pensare alle risorse, quindi pensare che appunto ad esempio la regione coordina, mette insieme gli obiettivi per la sua strategia regionale con gli obiettivi del documento di economia e finanza, in modo che poi a bilancio ci sia la possibilità di investire concretamente su azioni sul territorio. Significa puntare su ricerca e innovazione, sulla divulgazione, educazione e formazione, significa coinvolgere tutti, associazioni, ricerca, giovani e molto altro, quindi per fare insieme questi passi verso la sostenibilità. In conclusione, il processo di revisione, quindi i prossimi passi a livello nazionale per la revisione della strategia, che si concluderà probabilmente, insomma, nel 2021, il metodo chiave, che è il filo conduttore di tutto il percorso, è il tema della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Attraverso quindi questo processo di revisione avviene sempre per mandato di legge, prevederà quindi la definizione di un documento complessivo che conterrà anche degli obiettivi quantitativi e un sistema di monitoraggio.
Gli obiettivi del processo di revisione sono il consolidamento del quadro già esistente, quindi del quadro strategico della strategia, in un'ottica di coerenza delle politiche. Quindi sarà necessario, ed è quello che si sta facendo, rafforzare gli spazi di collaborazione istituzionale, quindi tutti quegli attori della governance che abbiamo visto prima. Significa anche costruire l'interlocuzione e collaborazioni su quello che è già attivo e incrementarlo, ampliarlo. Al momento il Ministero ha iniziato una collaborazione con OCSE e con la Commissione Europea per la definizione del piano di azione per la coerenza delle politiche nazionali, che diventerà appunto, che costituisce l'ambito principale di attuazione e revisione della strategia. Gli ambiti di lavoro sono appunto la governance con le istituzioni centrali, per creare quel sistema forte che guidi tutto il processo a tutti i livelli. Significa tavoli territoriali, perché in questo percorso è fondamentale il confronto con le regioni e con le città metropolitane, che contribuiranno, come già stanno facendo, proprio alla definizione degli obiettivi e di tutti i sistemi e gli strumenti di attuazione. Significa coinvolgimento della società civile, quindi il progetto utilizzerà il forum quale spazio prioritario di confronto con la società civile, e significa lavorare per l'aggiornamento del sistema di monitoraggio, che arriverà a una sua definizione nel 2021 più aggiornata, ma che continuerà ad essere oggetto di lavoro. Quindi, in conclusione, il documento La strategia nazionale post-revisione rappresenterà l'esito dei primi passi del viaggio collettivo, abbiamo detto appunto, di questa partnership sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Sarà un programma di azione nazionale per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace. Narrerà la visione strategica al 2030, includerà inoltre gli obiettivi strategici e i target quantitativi al 2030 e anche il sistema di monitoraggio e il set indicatori. Ecco, quindi questo, diciamo, è il contributo del Ministero alle vostre attività. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro nei prossimi webinar. Ringraziamo ancora la dottoressa Bombonato e il Ministero dell'Ambiente per l'interessante e prezioso contributo che hanno offerto al nostro incontro di oggi. Da parte mia non posso che ringraziare tutti coloro che hanno seguito questo primo incontro e darvi appuntamento al secondo webinar regionale, in cui entreremo nel vivo delle scelte strategiche della Regione, affrontando la cosiddetta scelta strategica A, territorio resiliente. Come lo faremo? Così come fatto oggi, attraverso appunto nei nostri webinar avremo il contributo di alcuni esperti e testimoni che ci aiuteranno a comprendere il significato della tematica che viene trattata e anche i possibili modelli e azioni che i territori, le amministrazioni pubbliche, ma anche i cittadini come singoli, possono mettere in campo per rendere le proprie comunità, nel caso specifico del prossimo webinar, più resilienti. E poi entreremo nel merito dei significati e degli ambiti tematici sui quali la Regione Marche intende avviare il processo di confronto con il territorio. E con questo dunque vi ringrazio ancora per la partecipazione e vi saluto, arrivederci dunque al prossimo webinar.